Allora, mister, una grande rabbia, una grande determinazione, un grande furore agonistico non sono bastati per strappare almeno il pareggio. No, diciamo che il nostro errore più grosso è stato i primi 25-30 minuti, perché poi la squadra non gli posso dire assolutamente niente. Siamo stati bravi a riprendere, abbiamo fatto degli errori che non abbiamo mai commesso, soprattutto sui primi due gol, e questo è un peccato. Tenevamo il pallino della gara, ma sapevamo che loro ci avrebbero aspettato ripartiti. Abbiamo commesso questo errore dove avevamo lavorato questa settimana. Poi dopo il 2-1 penso che non posso rimproverare niente ai ragazzi, perché hanno dato tutto, hanno lottato, hanno creato tantissimo. Abbiamo, penso, non fatto gol su due situazioni quasi davanti alla porta, anche senza il portiere. È un peccato, perché secondo me alla fine avremmo meritato il pareggio. Adesso ci lecchiamo le ferite e poi prepariamo la partita di mercoledì a Notaresco. Quanto ha inciso lo stop sul rendimento del Giulianova, che oggi ha avuto un buon primo tempo, però ha faticato oltremodo nella ripresa contro Montegiorgio invece che andava a mille? Beh, io penso che questi stop continui non penalizzino solo il Giulianova, ma tutto il campionato di Serie D quest'anno è stato falsato da questi continue interruzioni, e noi abbiamo pagato anche noi questa mancanza di ritmo partita. Siamo partiti molto bene, sembrava che la partita si fosse messa in discesa, poi è arrivato quel bel gol da parte loro su palla inattiva, ha riaperto la gara e loro, devo dire, sono stati bravi, hanno avuto diverse palle e gol per pareggiare, sono stati sfortunati, ma noi non abbiamo sicuramente demeritato, perché anche sul finale di gara abbiamo avuto le ottime occasioni con Paudice e con i ragazzi che si sono impegnati allo spasmo.